don't believe me, just watch. Ho detto. Bravo amore! Buongiorno a tutti! Benvenuti in questo nuovo video, ragazzi! Sì, sì. Quest'oggi dobbiamo festeggiare un qualcosa di diverso, perché comunque negli ultimi giorni non siamo stati così tanto fortunati. Ebbene, quest'oggi cosa festeggiamo? Festeggiamo la lauretta, perché sì, ragazzi, ha ufficialmente trovato lavoro. Gli è stata confermata la prova, tutto quanto che aveva fatto. Non è quello che avete visto, perché non è quello che avete visto al posto. Però ha fatto una prova in un altro posto, gli è stata confermata. E la Lauretta a breve inizierà a lavorare, super felice per lei. Quindi quest'oggi dobbiamo fare un brindisi Laura. La Laura ci offrirà da bere, ci offrirà il super aperitivo, festeggiamo tutto quanto. Non vi diciamo dove va a lavorare per privacy, perché sennò finite tutti là dalla Laura. Quindi... Sì, testone! Se comprate a una percentuale, eh. No, scherzo. Quindi evitiamo tutto questo e andiamo a fare un super aperitivo. Io, Laura... Bau e io, Laura, Bau e Aurora. Sempre mi stavo dimenticando qualcuno. Voglio il dolce, non voglio l'aperitivo. Arriva Auri, quale vuoi? Guarda, se vuoi questo qui rosso è alla fragola. Vuoi la fragola? Alla fragola? Sì, dai. Guardate le luci, che effetto che fanno. Allora, devo scegliere anch'io. Oh, questo al pistacchio sicuramente. Quindi ti chiedo questo al pistacchio. Grazie. Poi... tanto paga la Laura, quindi... Ma ci piace. Questo qua. Esatto. Adesso te lo porto. E il bignè al pistacchio. E il bignè al pistacchio. La sake. Ma è sempre il solito classico, però. Questo qua che ha preso lui è tipo cremino. È tipo un cioccolatino al latte. È quasi come mangiare un cioccolatino. Sì, sì, va bene quello. Che copiona che sei. Se prendermi questo. Primavera qua. Sì, sì, prendi la primavera. Perché? Sembra buono, perché l'assaggio anch'io così. Va bene, facciamo quello. Com'è Auri? Aurora? Com'è? Auri, dai un pezzettino alla Laura, che non ha mai assaggiato un macaro in vita sua. Posso? Com'è? Buono. Tutto zucchero alla fine. Beh, sì. Oh, ragazzi, allora comunque ci siamo tenuti per bene. Quindi abbiamo solo due succhi. Niente aperitivo, niente alcol, perché sennò mi sembra di essere l'unico alcolizzato. Però questi penso che meriteranno un sacco. Grazie Laura. Quindi praticamente ogni settimana ci offrirai l'aperitivo, giusto per festeggiare del lavoro? No, solo questo. Guarda cosa è arrivata. Grazie. È arrivata l'acqua di Aurora. Tanto sappiamo tutti che Aurora in realtà ruberà il succo al papà. Che gentile, ci apre anche il succo. Grazie Laura, non serviva. No, dai. No, dai, grazie. È mescolato bene, perché sono molto fiscali su queste cose. Va bene, lo rimetti dentro, scegli. Vuoi un goccetto di succo? Voglio questo. Voglio... Aurora sta già rubando i pasticcini. Vuoi quelle? Sì, brava amore, mangia quelle, che è come se qua papà le nasconde. Guarda, quale è più buono del papà? No, più buone quelle della Laura. Vuoi queste, amore? Sì. Ce la fai, Laura? Ah, ho qui. No, amore. La faccio di no. Dai, mangia. Qua. Vai. Dai, c'è forchettina, tu mangia con le mani. Vabbè, ragazzi, mentre loro litigano. Oh, è tanta roba, ragazzi. Ma guardate la faccia soprattutto che ha quando mangia queste cose. Buono. Wow. Papà, ma posso mangiare? Certo che puoi mangiare un pezzettino. Ma posso mangiare il popcorn? Ragazzi, mentre Laura parla, okay, al e lavoro, poi io... noi gli rubiamo. Piano Mauri, Laura, aspetta, via la manina. Allora, l'acqua. Oh, no, no, tutto. Aspetta, non tutto. Vabbè, dai, mangia tutto. Non diciamo niente, diciamo che ne abbiamo preso uno in meno. Però c'è Auri, prima che si accorga, però. Allora fai veloce che se non si accorge. Allora fai veloce che se non si accorge. Fai veloce. Sto mangiando, io non mangio più niente. Era la mia quella, sai. Giuro che io non c'entro niente. No, giuro che non c'entri niente. Ragazzi, questo succo fa schifo.
Però non mi piace, cioè è troppo poco dolce. Ho scoperto una cosa. È proprio un succo che fa. Non è che fa schifo, poi magari ma guardano i video. È che è proprio un succo che fanno qua. Posso assaggiarlo anch'io? Assaggia il tuo. Oh, io assaggio il tuo intanto, fammi assaggiare. No, 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 già. Già Aurora mi ha rubato un pasticcino, se dopo tu mi rubi anche il succo. È troppo poco concentrato il gusto, secondo me. È vero. Sono succhi che fanno loro, Acquosi. Ma brava, brava, brava. Allungati, diluiti sembrano. Allungati. Scusi signorina. È già il secondo mio pasticcino che mangi, sai? Sì. Per fortuna che io ho preso il pistacchio comunque. Che Aurora non piace tanto il pistacchio, quindi. Tu lo sai che adesso ne mangerò un altro. Devo chiederne un altro. E sono a posto che schifo questa cosa. Mamma, non devi dirlo. Allora ragazzi, non dico che fa schifo. Non dico che fa schifo, però veramente non ha. Guardate un la gusto... sua faccia. Schifata. Sì, non ha proprio gusto, secondo no, me. No, 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 no. Ma veramente... No, 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 aspetta che avanzo, guarda Laura. No, dagli a lei. No. Amore, guarda che mani che sei no, fatta. No, dagli a lei. Vuoi tu mangiare questo? E ovviamente i pasticcini si mangiano con le mani. Indovinate chi deve andare a ordinare di nuovo? Sempre io. Bau, tu aspettami qua. Donna, aspettatemi là. Guardiamo cosa posso ordinare ancora per la Laura, io sono a dieta. Virgolette, ragazzi, non ce la farò mai stare a dieta finché faccio questa vita così. Però guardate, finanziare il cioccolato. La Laura voleva la Sacher. Penso che prenderemo una Sacher per la Laura e un finanziare il cioccolato per me. Sì. Aggiudicato? Aggiudicato. Poi facciamo sapere come sono. Dimmi che non è amore questo. Questo è Laura. Questo finanziare il cioccolato per papà. Tu hai solo la Sacher. Aurora, basta che ne hai mangiati 4, ti fa male dopo. Basta, amore. Fa bua dopo, se no il pancino. Poi diventi come la Laura. Ragazzi, tutto questo giuro che è solo ed esclusivamente colpa di Laura. Di solito io non faccio niente di tutto questo. Scusa, hai fatto tutto te. Figlio, tutto te hai fatto, Laura. Cioè, sei una vergogna, veramente. Cioè, io mi vergogno di venire via con voi. Il papà no, non in è realtà vero, che è sbaratamente. Non è vero. È caduta un po' di acqua. È colpa tua, papà. E quindi abbiamo dovuto rattoppare un po'. Dillo. Per ora andiamo a pagare. Vabbè. Sta convincendo mia figlia che sia colpa mia. Quando in realtà non è colpa. Io non c'entro niente. Ah, c'è ancora lui. Con il boccetto tua. Del. È tua! È colpa tua! È colpa tua! Non ho capito! È colpa tua! Aurora? Diglielo che è colpa sua! Di chi è la colpa? Tua! Tua! No, 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 è colpa vostra! No, 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 è colpa tua! Ma dici qua, a me! Alla fine? Sì! È sempre colpa del papà! Sì, colpa tua! Va bene, ragazzi! Ti devo tua. Dire! Mascherina e esco andiamo. Tranquillamente dal locale perché da quel che ci ricordiamo dovrebbe essere tutto offerto da Laura. Io immortalerò ogni singolo momento per vedere se Laura rispetterà la parola questa volta, dato che comunque gli arriveranno un sacco di soldi facendo questo lavoro, perché Laura 14.000 al mese ti danno? 17.000. Ah, 17.000 euro al mese Laura prenderà. Oh ragazzi, stiamo scherzando. No, perché sennò veramente faccio mantenere. No, Laura fa mi di lì che è vero. No, no, ragazzi. Che 14.000 euro al mese, no, no. Assolutamente no, non è. Non sono cifre che abbiamo la possibilità di ottenere lavorando questi. Ah, bene, andiamo a pagare. Ragazzi, immortaliamo questo momento che non riaccadrà mai più. Sei bugiardo. Sì. Lei 20.90. Sì. Mai più non riaccadrà. Segniamo la data. Oggi non è che l'orologio per far vedere la data, perché sennò. Sì, certo. Sono i soldi del Monopoli? Ce la farà, guardate, raga, che vergogna. Sì, si vede che non è abituata a pagare. Manettine. Guardate che vergogna, che vergogna. Non tutte manettine. Si vede che non sei abituata. Guarda, guarda, guarda i soldi che ti fai grazie dare. Grazie mille. Grazie. Grazie. Ciao, buona giornata. Grazie che guarda lo scontrino, allora, perché è scioccata di aver pagato così tanto, perché? Sì, ma appunto cioè, manco avessimo fatto la cena di lusso. Ragazzi, sono...
euro. Oddio ragazzi, che guarda lo scontrino. Madonna, 20 euro abbiamo speso nei dolcetti. 4,50 euro per il nostro succo. Ah, ogni succo 4,50? Oh, io almeno l'ho finito, tu l'hai finito. Beh, ho sentito che anche domani mattina vogliamo berci 3-4 succhi qua. Sì, però no, allora ragazzi, non lo sapevamo il prezzo del succo, 4,50 è tantino. La macchina è di qua. Ma no, che dici? È di qua la macchina. 4,50 per un succo sono tanti soldi. Però comunque ci stava questo aperitivo offerto da Laura, perché comunque bisogna festeggiare. E scusami, questo è il primo. Qualcuno si è comprato anche la macchina tempo fa. E non l'hai mai festeggiata? Sì, sì, no, no, Aurora, 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 non toccare le macchine. No, 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 Aurora, andiamo. Andiamo. Ho preso. Mamma mia, Aurora stava prendendo un'altra macchina. Ha preso uno strappo al collo. Davvero, guardate. Fighissima questa 500. Che brutta. È elettrica. È elettrica, ragazzi. Da cosa si vede se è elettrica? Dal davanti. Bella, bellissima. Bellissima, bellissima. Io vado avanti, che molto. Tanta roba, ragazzi. Il faretto davanti penso sia quello che si apre per ricaricarla. Sì, esatto. No, bella, bella, ragazzi. Bella, eh. Scusi, eh. È bella. Scusi un attimo, mi dica. Scusi. No, è l'altra tasca. Ciao, ne dica anche. Grazie. Ciao. Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Merita, merita, merita. Va bene, ragazzi. Saliamo in macchina, dai, che è meglio. Perfetto, abbiamo un nuovo guidatore quest'oggi. Lago Ligoli, papà. Amore, guidi te. Dili sì, iPhone guido io. Non disponibile. Cosa? iPhone non disponibile. Te l'ha bloccato qualcuno? Guida! Nike, allora, è tutto. Tutto. Prossimo video. Ciao! Batti, amore, batti! Here we go again. Oh, oh, it's probably gonna sound wrong. I promise it won't last long. That I need you in me now. 'Cause you've got that one last. Mi dispiace. Guarda, guarda.